L'elezione di Francesco Longo alla presidenza del Consiglio Comunale di Giarre ha già suscitato le prime reazioni politiche. Sul fronte dei consiglieri eletti nelle liste di Tania Spitaleri, Longo non viene riconosciuto come presidente di garanzia e lo dice senza mezzi termini Leo Patanè. In realtà oggi c'è stata la conferma delle voci che circolavano nella campagna elettorale, cioè quello che il candidato Danna avesse già fatto un accordo ad personam con Vitale per la vice sindacatura e con Francesco Longo per la presidenza del Consiglio. Oggi abbiamo avuto semplicemente una ratifica di un accordo fatto al primo turno. Tra l'altro in questa rete io ho sentito parlare voi come se Francesco Longo fosse una sorta di apertura che la maggioranza dava nei confronti dell'opposizione, per la prima volta veniva data una presidenza all'opposizione. Non è assolutamente così, perché l'opposizione non è stata minimamente consultata sulla scelta della presidenza del Consiglio, nessuno di noi quattro è stato da loro sentito o ascoltato e il voto di oggi, i nostri quattro voti, confermano che l'opposizione attualmente risulta almeno essere composta da questi quattro. Non so ancora poi la posizione di Giannunzio, perché si è dichiarato opposizione, però di fatto si è allineato sul voto anche lui su Francesco Longo.